Siamo con Valentina Mai a Forni a Voltri, weekend di campionato italiano. Intanto volevo chiederti com'è stato questo tuo ingresso nella squadra Under 20, come ti sei trovato? Allora, molto bene, sin da subito. Siamo una squadra molto unita e quindi abbiamo lavorato bene durante l'inverno, durante l'estate, speriamo che si vedano i risultati. Tu vieni peraltro da una bella stagione, perché comunque partendo da fuori squadra sei riuscita addirittura a qualificarti per i mondiali. È stata una bella Sì, soddisfazione. è stato soprattutto inaspettato, però sono stata contenta. Senti, tecnica che preferisci? Pattinato. Ah, pattinato Sì. al classico. Su cosa credi di dover lavorare di più? Soprattutto nelle sprint, perché non riesco a partire forte, mi manca soprattutto la qualifica e poi nelle spinte. Ah, ok, quindi anche nelle spinte. Invece la tua dote migliore? Ma non saprei, cioè le lunghe distanze. Ah, ti piacciono quindi le gare più a lunga distanza? La soddisfazione più grande per ora che ti sei tolta? L'anno scorso la qualifica ai mondiali. Ah, quella è stata per te giustamente la cosa più bella. E ti sei posta già un obiettivo per quest'anno? Spero di ripetermi e fare anche meglio. Senti, com'è andata l'esperienza in Norvegia? Molto bene, è stata una bellissima esperienza perché abbiamo incontrato campioni come Kleivo e Jakobsen che ci hanno, diciamo, svelato alcuni segreti e abbiamo potuto lavorare anche con persone di altre nazionalità e quindi abbiamo visto soprattutto come lavorano loro e ho capito perché vanno così forte. Sì, infatti, com'è stata la corsa nella palude? Molto divertente, dura però divertente. Ma ti è piaciuto come ambiente Sì. la Norvegia? Speri magari di riviverla, no? In Sì. futuro qualcosa del genere. E senti, invece, idolo? Mio papà. Ti dà mai consigli? Sì, anche se cioè, cerca di non starmi troppo, mi lascia fare, ecco, diciamo, però comunque sì, è un bel appoggio. Se ti sogno nel cassetto? Le Olimpiadi. Ah, arriva. Ecco, a proposito, in squadra parlate mai del fatto di queste Olimpiadi che si saranno in Italia 2026? A parte Nicole che giocherebbe in casa. Ma per ora ci concentriamo su, cioè, più sul presente che pensare a troppo avanti. E quindi obiettivo per la stagione? La qualifica dei mondiali. Okay.